Abbiamo un esempio di armonizzazione di due opere importanti, la cassa d'espansione appunto e la strada. Il rilevato stradale della nuova 69 farà anche la funzione di tamponamento per la cassa di espansione, che è in fase di realizzazione e si completerà nel momento in cui sarà realizzata la strada. E strada che per quanto riguarda il tratto aretino, a partire dall'Acquaborra nel comune di Montevarchi per arrivare alla Badiola, è già completata. E ora la regione ha ereditato le competenze che erano prima delle province e della città metropolitana e sta procedendo, direi anche abbastanza speditamente. Tant'è vero che abbiamo già pubblicato il bando per il primo lotto, quello però che si connette con il casello di Incisa. Entro l'anno avremo anche la pubblicazione del bando di gara per il terzo lotto, mentre questo lotto ha bisogno di tempi un po' più lunghi perché è in fase di realizzazione esecutiva la progettazione. Poi necessarie le procedure per quanto riguarda la posizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'acquisizione dei terreni e poi il bando di gara. Però credo che siamo veramente in una fase nella quale questa opera, la strada regionale 69, si potrà completare e potrà quindi dispiegare tutti i suoi effetti benefici per quanto riguarda una maggiore sicurezza, una maggiore fluidità del traffico nell'ambito della vallata del Val d'Arno. In questo caso poi, come abbiamo detto, si armonizza con la cassa di espansione, altra opera fondamentale per il Val d'Arno, oltre che per Firenze, che sta prendendo corpo e credo che questo dimostri come la regione, pur in una fase difficile per quanto riguarda le risorse pubbliche, stia investendo in opere veramente prioritarie e strategiche come quelle che riguardano la difesa del suolo e il miglioramento delle infrastrutture per la mobilità.